di 20 anni fa giungevano a Ponza tre strani emigranti, tre piccoli uomini gialli, Agarie Tucumori, suo fratello Goki e lo zio Tatsuno Agarie, tre pescatori dell'isola di Okinawa. Questi tre pescatori introdussero probabilmente in Italia e in Europa la caccia subacquea. Zio Vincenzo, vecchio pescatore di Ponza, ricorda tanti anni fa di averli portati a caccia, di avere assistito alle loro imprese, e lo racconta al nipotino e a Silverio Zecca, uno dei più bravi cacciatori subacquei italiani. Allora il mare era pieno di pesce non ancora spaventato dalla caccia con le bombe e soprattutto non ancora spaventato, per non dire atterrito, dalla presenza dell'uomo armato di fucile. I tre giapponesi scendevano in mare con un'attrezzatura molto semplice. Oggi, invece, un uomo indossa un armamento molto più complesso e perfetto. Può ricoprirsi e proteggersi dal freddo delle correnti marine con morbidi abiti di gomma e può portare con sé l'ossigeno da respirare. Ecco i rudimentali arpioni con i quali i tre giapponesi riuscivano a catturare le prede offerte dall'abbondanza di allora e quanto resta di loro, insieme a questo paio di occhiali ricavati nel bambù, gli stessi che usavano i pescatori di perle e di spugne nei loro mari lontani. Grandi passi si sono compiuti da allora. Dai semplici prototipi di arpioni e uncini giapponesi si è giunti a questa molteplicità di fiocine e di puntali da caccia, ognuno adatto per un tipo di preda. I fucili subacquei sono essi stessi di una complessità notevole, da quelli a elastico a quelli a molla d'acciaio a quelli ad anidride carbonica liquida. I mezzi di osservazione sono razionali come questo battellino di gomma. Solo il pesce è diminuito, messo in fuga dalla massa dei cacciatori. La carica dei fucili superpotenti avviene, come per questo Express, attraverso un congegno di caricamento a demoltiplicazione. L'ultimo ritrovato poi è il fucile a reazione ad anidride carbonica compressa. Ecco il corredo che indossa un cacciatore subacqueo: gli occhiali, il respiratore, le pinne, un coltello e un fucile. Anche la macchina cinematografica si prepara per scendere in acqua, mentre si carica un fucile a cartuccia, che invece della pallottola scaglierà una freccia, cava internamente. Per resistere alla pressione esercitata dalla massa dell'acqua, la macchina da presa deve essere racchiusa in un robusto involucro. Questo involucro viene riempito di aria compressa fino a 2 atmosfere per equilibrare la pressione dell'acqua nei tuffi profondi. L'operatore scende in acqua munito di una bombola e di un erogatore che gli forniranno aria compressa per trattenersi a lungo in profondità. Ed ecco l'impiego dei fucili che possono trafiggere un grosso pesce ad una distanza massima di 4 metri. Ecco il fucile ad anidride carbonica in azione. Un cacciatore che si esercita contro un bersaglio, la sagoma di un pesce. Il bersaglio è stato trapassato nel punto giusto. Un fucile a molla saetta la sua asta. La penetrazione e la potenza dei fucili diminuiscono man mano che la pressione aumenta.
È quindi necessario munirsi di fucili tanto più potenti quanto più in fondo si scende a cacciare. Nei nostri mari decine di migliaia sono ormai gli appassionati della caccia. C'è anche qualcuno, come questi ragazzi di Ponza, che si fabbrica un arco rudimentale con una stecca di ombrello. E non è detto che prenda meno pesci di tanti pescatori cittadini muniti dei più perfetti fucili. La maschera subacquea è l'invenzione principale che permette di vedere sott'acqua. Questo signore un po' grasso è costato caro alla marina inglese durante l'ultimo conflitto e la medaglia d'oro Luigi Ferraro, un eroico sommozzatore che oggi è un tecnico e un propagandista della caccia subacquea, è quello che insegna all'attrice Donna Adams l'uso del respiratore ad ossigeno, il mezzo impiegato dalla nostra marina durante la guerra. Don Adams vuota il sacco polmone e i propri polmoni di ogni traccia d'aria. Don Adams si toglie adesso l'occhiale sottomarino. Ecco la visibilità senza maschera subacquea. Ed ecco come il fotografo vede la sommozzatrice. Per scendere nelle maggiori profondità, dove la temperatura dell'acqua anche nei mesi estivi ha dislivelli di 10-15 gradi con la superficie, è necessario indossare speciali scafandri e sotto questi combinazioni coibenti di lana e seta. Con questi mezzi l'uomo diventa un animale veramente anfibio e può trattenersi nel fondo del mare per periodi di oltre un'ora. Una terza dimensione gli viene dall'avere annullato il suo peso specifico nell'immersione e dal sistema di propulsione con le pinne, che non è più il goffo annaspare del palombaro legato al raggio d'azione della manichetta d'aria. È una nuova specie di pesce, meno veloce certo di uno squalo, ma forse non meno spietato.